Ancora una partita deludente della Juventus sul proprio campo, opposta ad un Pescara a zeppo di riserve. La squadra juventina ha macinato un gioco trito e ritrito per tutto il primo tempo. È stata tuttavia poco fortunata al 35esimo, quando una deviazione sottoporta di Laudrup ha colpito la traversa e non certo baciata dalla sorte, quando Berlinghieri, forse con il braccio, ha deviato il pallone verso Tita al 43esimo, pallone che il brasiliano ha infilato con abilità alle spalle di Tacconi. Poi nella ripresa subito il forcing juventino e dal quinto il pareggio di Barros, cui però la Juve non ha fatto seguire granché di notevole, a parte un perfetto slalom di Zavarov in area pescarese, concluso però da un tiro sbagliato. Nella ripresa ancora qualcosa da segnalare, questo incredibile errore di Pagano su follia collettiva della difesa bianconera. Poi ancora questo tiro di De Agostini, lo vedrete tra un istante, su appoggio all'indietro di Altobelli, tiro messo in angolo dal bravo Gatta. Infine l'ultimo tentativo di Barros, al volo, su suggerimento di De Agostini, lo vedrete tra un attimo, con pallone poco distante dalla rete del Pescara. E per concludere, breve intervista di Franco Costa ad un arrabbiato Dino Zoff. Dino, non avevi molta voglia di parlare oggi, trascorsa un'ora della fine della partita? No, per carità, io ho sempre voglia di parlare. Certamente la partita non è andata come nelle previsioni, anche se abbiamo fatto un buon primo tempo, direi creando anche molto, però se non concretizziamo, logicamente va a finire così.